Nel giorno in cui tutti gli occhi erano puntati sui mercati finanziari per vedere come avrebbero reagito al primo turno delle presidenziali francesi, finisce anche il mercato tutelato per gli italiani che riguarda l'energia elettrica. Borse europee in rialzo dopo l'esito del primo turno delle elezioni in Francia. Parigi vola in apertura oltre i 2,5 punti, ma poi rallenta, ora viaggia intorno al 1,5. Bene anche Piazza Affari, il rialzo di oltre 1,5, trainata dalle performance positive dei bancari. Più cauta Francoforte, poco sopra lo zero. Lo spread tra Francia e Germania si attesta a 73, il livello più basso delle ultime due settimane, mentre quello italiano viaggia sui 152 punti e si rafforza l'euro a quota 1.075 dollari. Dai mercati finanziari alle scelte dei consumatori. Finisce oggi il mercato tutelato dell'energia elettrica, cioè la fornitura con condizioni definite da ARERA. D'ora in poi i contratti sono tutti sul mercato libero. Chi non ha ancora compiuto questa scelta sarà automaticamente trasferito al servizio a tutele graduali, sempre con condizioni definite da ARERA, ad eccezione dei clienti vulnerabili, over 75, disabili o persone con difficoltà economiche, che potranno continuare con il servizio di maggior tutela e lo stesso fornitore. Con il passaggio al mercato libero fioccano le offerte, con un ritorno anche dei contratti a prezzo fisso, rimasti a lungo proibitivi per il caro energia. Oggi si compie definitivamente la liberalizzazione del mercato, anche nel settore elettrico dei 31 milioni di utenti, ben 5,5 milioni saranno affidati alle tutele graduali, ad operatori selezionati per gara. I consumatori non devono temere questa fase, ma devono fare notevolmente attenzione e scegliere le offerte più adeguate al proprio profilo. Il nuovo meccanismo è temporaneo e mira a favorire fino al 2027 la completa liberalizzazione del mercato elettrico.